Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City, Oklahoma, NBA Finals 2012, gara 2, si riparte dal 105 a 94 da Kevin Durant, Russell Westbrook e il resto degli Oklahoma City Thunder. Eccola qui, la gara 1 di Kevin Durant, abbiamo detto 36, abbiamo detto 17 nel quarto periodo, ma io metto sullo stesso piano in termini di importanza il suo inizio, a cui appartiene questa tripla leggerissima, perché all'inizio c'erano le farfalle davanti agli occhi dei compagni, ma questo le farfalle, non sa neanche cosa siano. No, e soprattutto cambia motore nell'ultima parte della gara, ha una freddezza del tutto inusitata per un giocatore che è appena arrivato, ha molto più impatto difensivo di quanto gli venga accreditato ed è in grado su 28 metri di battere LeBron James, cosa che attualmente al mondo non può far nessuno. Un uomo letteralmente in missione, il duello con LeBron James c'è stato ripetutamente nella metà campo difensiva prima che nella pratica nel quarto periodo si occupasse Thabo Sefolosha, lo svizzero che è stato straordinario contribuendo in prima persona a tenere LeBron James a 2 su 9 dal campo nel quarto e decisivo periodo. Dall'altra parte James ha lavorato poco direttamente contro Durant, ha cominciato addirittura contro Perkins, ma dai quintetti abbiamo la prima notizia di questa gara 2, questi sono gli arbitri intanto e c'è il Crawford buono assieme a Tony Brothers e James Capers. Chris Bosh, meno 16 nei parziali con lui in campo in gara 1, torna nei primi 5 e a questo punto, anche se ha il valore che ha, mi pongo la domanda, ma allora perché non farlo in gara 1? Bella domanda a cui naturalmente non ho risposta. Una cosa che so per certo è che alla Chesapeake Arena il pubblico arriva 45 minuti prima. Non vedrete le scollature carsiche che vedremo a Miami delle donne del cartello di Cali, vedrete delle signore attempate, però la squadra si nutre del fatto che il pubblico li segue, come forse a parte a porta non è mai stata seguita una squadra NBA. La situazione è letteralmente sfuggita di mano, sostanzialmente abbiamo gli Oklahoma City Thunder e tutto il resto che non conta all'interno di un intero stato, non parlo di Oklahoma City che è completamente thunderizzata, ma andiamo a sentire negli spogliatoi. And we gave everything we had on defense, and we delivered the result. Let's go 48 minutes. You love this stage, all right? It'll be decided by 4 or 5 plays. You got to make sure your plays matter. Make every play matter. Conquer it. It. Conquer it. Conquer them. Okay. Tutto quello che avete per 48 minuti, dice Scott Brooks, palcoscenico pronto, questa gara non sarà decisa da 4 o 5 giochi, fate in modo che tutto quello che fate abbia un grosso valore, giocate la vostra partita e conquistate la vittoria. Direi che per Spurs è un po' più importante che per Brooks, a occhio. È la prima volta, credo, che parta con questo quintetto in stagione. Coach Spoelstra ci è andato tante volte durante la partita, ma questa è una novità ed è l'anti-raileismo allo stato puro. Perché chiaramente rimane Shane Battier, grande protagonista in positivo con 17 punti in 42 minuti in gara 1 e non Udonis Haslem, tiro concesso, sbagliato, rimbalzo per Kendrick Perkins con cui a rimbalzo si accoppia addirittura Shane Battier, palla che viene riaperta per Durant, non comincia bene la difesa di Miami concedendo un tiro a piedi per terra a Durant che lo sbaglia, ultimo tocco a rimbalzo di Perkins. Il primo possesso aveva Battier con Perkins e LeBron con Durant ed è pressoché certo che questa sera vedremo più LeBron Durant nella metà campo di Miami. Semplicemente logico, inizia con movimento l'attacco dei Miami Heat e questa sì che è un'azione che può cambiare la serie finale, però bisogna giocarla non solo alla prima azione freschi di allenamento, ma anche nel quarto periodo. E questo è il vero problema di Spoelstra, spiegare ai suoi che dura 48 e che l'attacco va distribuito. Rimessa per LeBron James, cambio di lato, pick and roll di tipo step up con Chris Bosh, giocato da parte di Wade che riapre per Shane Battier, c'è spazio per il tiro esterno, i difensori degli Oklahoma City Thunder recuperano con wifio, direbbe Alessandro Manzoni in quella situazione, primi 3 punti della gara di Shane Battier, esattamente come in gara 1 con il tiro pesante e salvataggio per OKC, palleggio di Westbrook che lavora contro Wade, lo attacca,
lo costringe Wade a un tiro da fuori sbagliato, serie di tocchi a rimbalzo, controllo per Chalmers, Wade in difesa su Westbrook, che è la grande chiave in assoluto per i Miami Heat. Bella palla di Wade per LeBron James, linea di fondo in ritardo Perkins, 5-0 Heat. Oh, non è obbligatorio per Oklahoma andare sempre sotto in doppia cifra nella prima frazione, perché per forti che sia nella ripresa non ti viene sempre la rimonta classica, eh. Perkins chiede il pallone, c'è Shane Battier accoppiato per un attimo con Westbrook per dargli fastidio, poi Shane Battier rimane con Perkins, Sefolosha che rimette nelle mani di Westbrook, altro palleggio, arresto tiro, e finché va così per Wade va perfettamente, e per Miami anche. Poi però arriverà il momento in cui Westbrook comincerà a penetrare, allora sarà una partita diversa. LeBron nell'angolo sul lato forte per Battier, che gli rimette la palla in mano, deve essere giudizioso con il numero di palleggi. LeBron James qui ne ha tre, appoggia al vetro, ancora single coverage, marcatura individuale da parte di Kevin Durant, finché se la può permettere Oklahoma City, è davvero un grande affare per Brooks. Arriva anche Perkins che sposta Shane Battier, uno contro uno di forza con errore da parte di Westbrook, tre tiri e tre errori per il grande protagonista del secondo tempo di gara 1. Wade in transizione, slalom gigante, palla nell'angolo per Chalmers, ancora tiro concesso sbagliato, bel rimbalzo da parte di Chris Bosh, solo 5 rimbalzi in gara 1, tutto lo spazio del mondo per Shane Battier, può prenderli fino alla fine della serie quei tiri, uno l'ha messo, uno l'ha sbagliato, rimbalzo di Sefolosha e Kevin Durant che comincia palla in mano contro LeBron James in un duello che naturalmente esalta il pubblico, palleggio, arresto, tiro, pazzesco. Praticamente è Magic contro Bird di oggi, col vantaggio rispetto a quei due là che giocano uno contro l'altro. Veramente favolosa questa situazione di uno contro uno giocata da Kevin Durant, spinge dentro Westbrook, Chalmers, bel taglio di Wade dal lato debole, sbaglia, tiene vivo, tocca anche Bosh, riprende Wade, stoppata di Durant che arriva ovunque, tira a molla. Però superbo inizio di Dwayne Wade, che ovviamente da playmaker secondo me rende tantissimo, anche se lui dice io do assist ma non me la ridanno indietro, invece è una delle chiavi tecniche dell'attacco. Blocco di Bosh, uscita di Chalmers, palla per Wade, picchero l'alto con LeBron James, non il primo di questa partita, in fondo senza che riesca ad aiutare Serge Ibaka, schiacciata per Wade, è decisamente l'uomo dell'inizio, anche se questo è solamente il primo canestro nominalmente per il giocatore da Marquette. Palleggio per Westbrook, Kevin Durant contro LeBron, rimette nelle mani di Westbrook, attacco che si avvicina a canestro con la palla per Perkins che vuole attaccare Shane Battier, tiro corto, si lotta a rimbalzo, la palla la prende proprio l'ex giocatore dei Celtics che la rimette nelle mani di Westbrook. Non un grande attacco finora per Oklahoma City, per usare un vasto giro di parole, ancora insistito il palleggio di Westbrook contro Shane Battier che vuole concedergli l'arresto e tiro, va dentro Westbrook, non scarica, fischio di Tony Brothers. Questo è un grosso problema per Miami, anche quando Westbrook sbaglia c'è una situazione a rimbalzo d'attacco difficile, proprio perché Perkins è accoppiato con un esterno. E in linea di massima contro Battier loro pensano di poterlo andare a cercare in post basso e si fidano dei secondi tiri che può generare, però così secondo me sono out of character, non è la pallacanestro che giocano di solito e a Spoltra può non dispiacere. Uscita per Durant, linea di fondo, scarico per Ibaka che trova Perkins che sbaglia l'appoggio al vetro, parte Dwayne Wade, ancora vivo il suo palleggio in fondo, arriva a cancellare tutto incredibilmente Serge Ibaka che lancia Westbrook, palla nell'angolo per Sefolosha, possesso molto importante, arriva Ibaka a rimorchio, si è conquistato il tiro con la stoppata ma sbaglia anche questo, rimbalzo lungo per LeBron James che attacca Sefolosha che resiste a LeBron che riapre per Chalmers, poi vuole prendere posizione in post basso, come al solito viene a prenderla molto lontano. Questa non è una buona ricezione secondo me per LeBron James, meglio secondo i numeri. E qua andiamo a rivedere che c'è chi dice no ed è sicuramente Ercongo. Non è Vasco Rossi, regolare la stoppata perché nel momento in cui tocca il pallone lo stesso non ha ancora toccato il tabellone e poi leva la mano invece di inchiodare la palla contro il tabellone stesso. Mamma mia, che paura! E che meravigliosa immagine che ci dà esattamente la dimensione della stoppata. Uno degli altri soprannomi per Serge è Ibaka, dove sono dentro il suo cognome e il fatto che negli Stati Uniti le stoppate si chiamino blocks.
E in questo caso il soprannome è completato anche dalla storpiatura del nome da Surge alla francese a Surge in inglese, che significa elevarsi, salire. Direi, e ci siamo, il suo impatto è innegabile, ma anche il fatto che Oklahoma City anche in casa, forse soprattutto in casa, inizia quasi sempre.